One Podcast. Evviva evviva, Giorgia Meloni è guarita. I fastidiosi otoliti che le avevano impedito di tenere la conferenza stampa di fine anno sono finalmente spariti e così la sorella d'Italia ha potuto festeggiare l'inizio d'anno con un'altra conferenza stampa, nella quale ha fatto quasi un Meloni show. 3 ore di autocelebrazione tra bugie e complottismi. Circo Massimo, lo spettacolo della politica, di Massimo Giannini. Sono state ben 42 le domande dei giornalisti, alle quali la Presidente del Consiglio ha risposto in modo finalmente pacato, con toni molto sereni, nulla a che vedere con quelli esagitati con i quali ha risposto ad altre domande in altre conferenze stampa e in dibattiti parlamentari, compreso l'ultimo, quello alla vigilia del Consiglio europeo, nel quale ha risposto chicche alla ratifica del MES. Dunque una premier assolutamente sicura di sé, che non vede all'orizzonte grossi rischi politici, se non quelli legati ai tanti, troppi scappati di casa che popolano il suo partito. E proprio a questo proposito, dalla conferenza stampa esce una delle uniche due notizie che questo incontro ha tirato fuori e riguarda quell'Emanuele Pozzolo, il parlamentare sparatore di Fratelli d'Italia, quello che si è presentato con la pistola alla festa di Capodanno, ferendo il parente di un agente di scorta del sottosegretario Delmastro, il quale peraltro lo ha ora anche denunciato. Ebbene, Pozzolo sarà sospeso dal partito. Più di questo oggi Meloni non può fare. Sarebbe molto più ovvio, logico e giusto che quel folle deputato fosse espulso e non soltanto sospeso. Questo richiederebbe il buonsenso, la disciplina e l'onore con il quale gli eletti del popolo devono onorare il loro servizio. Ma evidentemente oggi la leader di Fratelli d'Italia più di questo non può fare, perché ha un partito nel quale il culto delle armi, in puro stile neofascista, è troppo diffuso. Dovrebbe espellere fin troppe persone per essere coerente, ma non può farlo con tutta evidenza. E dunque solo sospensione. La seconda notizia riguarda le opposizioni e il rapporto tra la capa del governo e le opposizioni. Meloni ha scelto come sua unica interlocutrice Elly Schlein e l'ha nominata, per così dire, come se fossimo al Grande Fratello, scegliendola come interlocutrice di un eventuale duello televisivo e dunque escludendo quel Giuseppe Conte che probabilmente, per le inclinazioni troppo populiste, rappresenta per lei un pericolo maggiore. Dunque sarà duello tra donne. E questa è la seconda e unica altra notizia rilevante di questa conferenza stampa. Per il resto, una gran quantità di propaganda da una parte e bugie dall'altra. Possiamo partire dall'economia, per esempio. Giorgia Meloni dice non abbiamo alzato le tasse e mente perché sono cresciute sia le accise sulla benzina, sia l'IVA sui pannolini e gli altri prodotti femminili. Meloni aggiunge abbiamo ridotto le imposte con i tagli di spesa. Altra bugia, perché come sappiamo nell'ultima manovra anche il taglio del cuneo fiscale è stato finanziato in deficit. 2/3 della manovra sono stati fatti in disavanzo. Quindi non è vero che sono state tagliate le tasse. Ancora, proprio a proposito di tasse, Meloni rivendica il coraggio di aver tassato le banche. Nessun coraggio. Sappiamo bene che quell'imposta che è stata pure introdotta all'inizio sugli extra profitti in un agosto piuttosto tormentato nel quale quel provvedimento è stato inserito in un consiglio dei ministri fuori sacco senza che nessuno ne sapesse nulla, è stato poi ampiamente corretto. Tanto è vero che alla fine non c'è stata una sola banca italiana che ha versato un euro di imposta per quella tassa. Hanno tutti preferito i banchieri mettere a riserva quei fondi, proprio perché il governo gli ha consentito di farlo e dunque nessun coraggio, soltanto un'altra menzogna. La stessa cosa si può dire dei rapporti con l'Europa. Dice Meloni, non abbiamo ratificato il MES perché non c'era la maggioranza parlamentare. Ovvio che non c'era,
Fratelli d'Italia ha votato no alla ratifica. Se avesse votato sì, la maggioranza c'era e come. E ancora, a proposito dei rapporti con l'Europa, anche qui Meloni dice potremmo anche votare per Ursula von der Leyen se alle prossime europee questa fosse la candidatura, senza entrare nella maggioranza che lo sosterrà. È un sofisma inattuabile. Se voti per la candidata scelta, in questo caso dai popolari e dal Partito Socialista Europeo, entri in quella maggioranza. Ma anche qui una evidente manipolazione per non riconoscere l'eventuale e probabile retromarcia che si avvicina. Se poi scendiamo alla politica, altre bugie. Per esempio quella sulla riforma costituzionale, rispetto alla quale Meloni ribadisce non tocchiamo i poteri del Quirinale, e sappiamo benissimo che non è così, perché il capo dello Stato di fatto non avrà più il potere né di sciogliere le Camere, se non in virtù di un automatismo, né meno che mai di scegliere o nominare governi tecnici, perché come sappiamo la riforma, il famigerato premierato all'italiana, pensato da questa strana maggioranza delle tre destre, prevede soltanto che se cade il premier gli subentra il secondo più votato della sua stessa maggioranza, che deve oltretutto rispettare il programma di governo originario, e dunque il capo dello Stato non ha più margini di autonomia. Poi anche qui dal punto di vista politico un'altra notazione riguarda l'alleato Salvini, rispetto al quale Meloni stende una rete di protezione. Non le costa granché, perché Salvini è ridotto talmente male che Meloni può anche compiere questo gesto di generosità, anche qui mettendoci tuttavia una piccola bugia quando sostiene che le inchieste sull'ANAS sono state tante, comprese quelle che riguardavano il precedente governo e non solo il suo. Sappiamo invece che le cose non stanno così. Ma tant'è, Meloni nella sua benevolenza può essere generosa con Capitan Salvini, se lo può permettere, perché di qui alle elezioni europee difficilmente Salvini riuscirà a far pesare la sua insoddisfazione. Tuttavia, anche in questo caso, sia pure all'interno di tanta propaganda e di molte menzogne, Meloni non riesce a rinunciare alla sua solita sindrome vittimistico-complottistica. Sentiamo in particolare una risposta ad un giornalista che gli chiedeva conto appunto delle sue ultime uscite a proposito delle trame oscure contro di lei. Qualcuno in questa nazione abbia pensato di poter dare le carte, in alcuni casi. Penso che, diciamo, in uno stato normale non debbano esserci questi condizionamenti. L'ho visto accadere, non mi chieda di, diciamo, essere più precisa di questo, l'ho visto accadere, vedo degli attacchi, vedo anche chi pensa che ti spaventerai se non fai quello che spera o che vuole. Non sono una persona che si spaventa facilmente. Non sono una persona che si spaventa facilmente. Credo che lo stiano capendo in parecchi. Preferisco 100 volte andare a casa. Dunque in Italia c'è chi voleva e chi forse ancora vuole dare le carte, e cioè gestire quote di potere al di fuori o contro questo governo. Aggiunge Meloni al giornalista che gliel'ha chiesto: non mi chieda di più, questo posso dirle. Ma è accettabile in una liberal democrazia che il capo del governo butti lì una illazione così pesante che riguarda la tenuta stessa della nostra democrazia senza dare alcun chiarimento, senza fare nomi e cognomi? Chi è che in Italia vuole dare le carte, contro o indipendentemente dalla volontà del governo? Chi guida il governo, se sa qualcosa su questo, ha il dovere di dirlo. Ma Meloni non lo ha mai detto finora in questo anno e mezzo, perché di illazioni su complotti contro di lei ne aveva già fatte altre, e non lo ha fatto neanche questa volta, neanche in presenza di un'ulteriore domanda di un altro collega giornalista che le ha chiesto altri chiarimenti su questo. E sentite qual è stata la sua risposta. Guardi, non ritengo di dover dire di più su questo. Io ritengo semplicemente di doverle dire, ribadire che non sono una persona ricattabile, basta, questo è. E quindi le ho detto banalmente che mi è capitato in questo anno di capire delle volte che, insomma, alcune persone ritengono di aver avuto in passato, non lo so, ruoli che io non ritengo di dover dare,
basta. Non ho molto da dire su questo. Ho da dire che sono una persona che sceglie sempre liberamente, ma non vuol dire che altri si siano fatti condizionare, per capirci, vuol dire che io non sono una persona che si fa condizionare, ma diciamo, questo è un manifesto della mia storia politica e lo ribadisco tutte le volte che posso. Non sono una persona che si fa condizionare, non sono una persona che si fa ricattare. Penso che questo debbano fare i politici e quello è sicuramente quello che faccio io. Non ho altro da dire su questo. Dunque, forse consapevole di averla detta molto grossa nella precedente risposta, Meloni con questa seconda precisazione cerca di circoscrivere probabilmente il perimetro di questo possibile, potenziale, misterioso complotto, facendo riferimento a entità, chiamiamole così, che hanno chiesto ruoli, evidentemente poltrone ministeriali o forse incarichi di sottogoverno oppure nomine nelle partecipate di Stato. Anche qui Meloni non spiega, non chiarisce, si limita a ribadire: non sono ricattabile, senza dire chi l'ha ricattata, chi la ricatta ora, chi la sta ricattando o chi potrebbe ancora ricattarla, di qui alle elezioni europee, oppure in vista del probabile successivo rimpasto del quale pure si parla. Ma appunto, in una liberal democrazia possiamo accettare tutte queste cortine fumogene che hanno a che vedere con la trasparenza delle istituzioni democratiche? Con tutta evidenza non possiamo. Ma Giorgia Meloni fa suo un vecchio adagio delle campagne elettorali americane, nelle quali si diceva: se non riesci a convincerli, confondili. Tuttavia vale anche in questo caso la lezione di un altro grande americano, il presidente Abramo Lincoln, che diceva così: si possono ingannare poche persone per molto tempo, oppure molte persone per poco tempo, ma non si possono ingannare molte persone per molto tempo. Circo Massimo, lo spettacolo della politica, è un podcast di Massimo Giannini, una produzione One Podcast.